Torniamo in studio, c'è subito una domanda da parte di Marcello. Allora, buonasera Stefania, vorrei porre a te e ai tuoi ospiti la seguente domanda. Ma se noi juventini abbiamo dovuto aspettare 30 anni per scoprire che la moviola sul gol di Turone era taroccata, quanto dovremmo aspettare perché qualche persona ci venga a dire che era tutta una montatura, quella di Calciopoli, che lui giustamente chiama Farsopoli del 2006, che ci ha tolto due scudetti strameritati e mandati in Serie B, grazie sempre Forza Juve. Tra l'altro la scorsa settimana noi abbiamo avuto come ospite telefonico l'avvocato Paco D'Onofrio che ci ha spiegato che effettivamente la Juventus potrà forse richiedere due scudetti indietro e si spera che ritornino i due scudetti. Ma purtroppo, per quanto riguarda la moviola taroccata, in realtà non è così. L'ha spiegato Gianfranco De Laurentiis, quella che hanno fatto vedere, che dava dei dubbi, eccetera, era il telebeam, che non era la moviola. Il telebeam si basa su questi dispositivi tipo occhio di falco, che sono delle enormi cazzate, perché evidentemente la FIFA prende dei soldi, perché già ha scartato quello italiano. Si basa su una traiettoria presunta, calcolata mediante algoritmi dal percorso delle telecamere, dalla traiettoria rilevata dalle telecamere. Ma è un percorso presunto. Se c'è una piccola deviazione, il percorso presunto va a farsi friggere. Quindi non hanno nessun senso. E il telebeam era basato Ah, su questo sistema. ho Ora, capito. purtroppo la FIFA ancora, con quei vecchi rimbambiti dell'International Board, che il più giovane c'ha 95 anni, continuano ad approvare questi sistemi. L'unico sistema che possono fare, in questi sistemi, se la palla è in una mischia o il portiere ce l'ha addosso, non rilevano nulla perché la telecamera non passa attraverso il corpo umano. Ci vuole cioè, il gol di Agropi con la Sampdoria, tirato fuori da Lippi, non lo sarebbe visto perché c'era una mischia, fango, cose. Cioè, solo se il pallone è tipo il coso di Ferrara col Napoli, Con con l'Udinese, l'Udinese, l'Udinese. lì dove non c'era nessuno, in solitudine totale, allora il telebeam potrebbe funzionare, ma Ma se no, non nel ok. calcio vero, perché non dimentichiamo che il calcio in televisione è virtuale, la realtà è quella che vede l'occhio umano, quindi Certo. tutti gli strumenti elettronici sono da eliminare. Chi vuole il videogioco se lo compra e si diverte a smanettare a casa Fosse sua. per me io tornerei indietro di 30 anni, ero bambina ma mi ricordo, per me il calcio era quello, non L'altra questo. domanda era. No, vabbè, su Calciopoli, cioè Ma quando... Calciopoli, purtroppo, noi non abbiamo trovato una partita, che si dice sia stata truccata, Taroccata, taroccata. l'ho Però detto purtroppo io, abbiamo esatto. le SIM svizzere distribuite agli arbitri che funzionavano. Beh, ma lì è stato un errore non metterle sotto controllo, però non puoi, allora, solo per il fatto di possederla, allora siamo sempre lì, io ho un coltello, solo per il fatto di possedere questo coltello posso essere accusata di idea di omicidio, tu potresti ammazzare Ma qualcuno con quel coltello. purtroppo i discorsi di Moggi con Bergamo e Pairetto, anche se erano partite di Coppa Italia, partite amichevole, eccetera, che sindacava, sembrava di condizionarlo per le designazioni, portano dei sospetti. E il fatto che, siccome gli arbitri non possono parlare con nessuno, io tempo fa una trasferta, c'è cioè un ex arbitro di Serie A che era mio amico, per vederci e salutarci, mi ha dato appuntamento in un posto buio, per scappare anche ai Sì, guardalinee beh, perché non si sapesse che mi incontrava. questo Quindi, è, mi pare in questo veramente. clima di caccia alle streghe, evidentemente il fatto che Moggi parlasse con alcuni arbitri è Diciamo stato che un errore. il trio dava fastidio ormai, il Sì. numero Ecco. uno dava fastidio perché era anche risaputo che aveva una certa influenza sugli arbitri Però. e sulle loro carriere, questo. Beh, Queste sulle ok. loro carriere. Però Giuliano, lo sai anche tu che non era che Moggi non era l'unico che parlava con gli arbitri, No, 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 perché parlavano tutti. l'Inter lo No, faceva, no, sicuramente Milan lo no, 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 ma faceva. tutti lo Cioè, facevano. allora, sì, allora quello che a noi. E siamo sempre lì, due pesi, due misure, Io avevo detto cioè, nome e come cognome, prima, il io avevo discorso dei detto nome e tifosi. cognome Sì, lo so. assumendomi mia responsabilità, che il calcio lo comandava una persona di Milano e una di Roma, che ancora è lui che comanda sopra Abete, perché Abete va sempre nel suo E possiamo ufficio, immaginare di io chi lo so da parli. fonti In grande sicure. confidenza con il povero Sandro D'Agostini, quando era commissario, che mi Certo. diceva: mi telefonano tutti dalla mattina alla sera, mi telefonano tutti, non ne posso È più, mi vero. telefonano tutti, nessuno è mai con me. È sempre stato così. Infatti, Sì. per evitare, avevano messo il sorteggio, che però era peggio della designazione.
Però appunto, ripeto, due pesi e due misure. Noi siamo stati colpiti da questa catastrofe, lì, soldi, scudetti. L'unica cosa è che le intercettazioni non sono state gestite correttamente. Ecco, però io debbi a lui il mio salto di categoria, proprio D'Agostini come commissario. Poi arbitrò suo figlio, lo andai a vedere, e in Serie C come commissario invece non era capace. E glielo dissi in faccia, e lui cercò di pesare molto sul nome di suo padre, ma io non, difatti non andò avanti. Però, insomma, siamo sempre lì, due pesi e due misure. Poi, va bene, ci mandi in B, va bene no, però ormai non si può più fare niente. La difesa della Juventus è stata un po' improvvida. Ecco, appunto. Accettare troppo supinamente mandateci in B. Sì. Anche perché poi hanno perso una marea di soldi, quindi, parco giocatori si è sciolto. Di quell'avvocato non si è saputo più che fine ha fatto. Lavora ancora. Lavora ancora? Sì, si sente. Lavora ancora e poi quello che dico, allora, se la sentenza di Napoli... Poi per carità, però è una sentenza, visto che dobbiamo rispettare le sentenze, allora rispettiamole però tutte, non una sì, l'altra no. Ma lì c'è stata sicuramente la volontà degli azionisti di liberarsi almeno di una persona della triade. Molto probabilmente. Sì, sicuramente. Almeno di una persona e poter capire chi è. Sì. Sono d'accordo. E non è Bonci. Sono d'accordo. Sì. E quindi... comunque volevo dire... Perché giravano voci... Della è vero, è vero. Giravano voci. È vero, sì, è vero. Poi chissà anche lì. È vero. Sul fuoco non lo posso mettere. Diciamo che dopo la... Erano voci... Loro avevano avuto come compenso il 2,4% mi pare delle azioni. E giravano voci che potesse... Sì, sì. È vero. Fare una scalata, diciamo. Sì. Una scalata. Anche perché prendevano la Juventus nel momento anche molto poi debole. Sì, poi i nuovi azionisti, poi i figli, poi gli eredi non erano d'accordo e perché Calciopoli scoppiò quando ormai era morto l'avvocato, era morto anche Umberto, quello. E c'erano gli eredi. Nel passaggio di proprietà decisero di abbandonare, buttare a mare chi c'era stato prima, e quindi la strategia difensiva probabilmente derivava anche da quello. E beh, insomma, anche perché un avvocato difensore normalmente non fa di testa sua, no? Attualmente, insomma, penso che ci sia qualcuno che lo instradi. Attualmente penso che non potrebbe essere meglio amministrata, sia a livello economico che dirigenziale. Adesso sicuramente. No, comunque quello che volevo dire è che la sentenza di Napoli ha detto una cosa, non ci sono prove che quei campionati fossero falsati, quindi per noi quei campionati non sono falsati. Benissimo, allora che i due scudetti tornino a casa, tutto lì. A me personalmente, come tifosa, voi sapete quanto sono tifosa, mi spiace la Serie B, ma ormai la Serie B è andata, tutto sommato è stato anche un anno... Non dico, no, divertente no, però insomma è stato un anno così, è passato via, ormai non ce lo ricordiamo più. Quello che però ci sta un po' sullo stomaco... Sono quei due scudetti, uno che si sono cuciti sul petto quegli altri, vergognoso, infatti, vergognoso metterlo sul petto. Mentre invece una squadra... Nella motivazione della sentenza, se non sbaglio, c'è scritto che è opinione generale, ma non che ci sono le prove. Esattamente, quindi è insomma, abbastanza mentre invece fu pure molto meno una squadra del nord, no, dove è uno dei padroni attualmente del calcio. Sappiamo, ma in realtà sono due le squadre che non sono state praticamente... Perché non mi vengano a dire che il Milan è stato colpito... Hanno vinto la Champions League, cioè chiusa l'hanno vinta anche meritatamente, io non discuto su quello, però il fatto che abbiano partecipato, hanno partecipato loro, quindi chiusa parentesi Calciopoli, spero che prima o poi questa cosa finirà perché non se ne può più. Una domanda di Antonio da Torino. Il nostro grande mister può ricalcare le orme di Ferguson? Vi prego di essere veloci perché siamo vicini alla pubblicità. Sul piano tecnico sì, sul piano pratico è difficile perché innanzitutto in Inghilterra la figura del manager è diversa da quella che in Italia. È anche quello che gestisce il budget e fa gli acquisti e le cessioni. Da noi credo che non succederà mai. Ho capito. Sul piano tecnico penso che possa andare avanti, però in Italia c'è un altro ostacolo. Quando non vinci hai fallito, se arrivi secondo hai fallito. Quindi non so se dopo aver vinto due o tre campionati, se dovesse arrivare una volta secondo e una volta terzo, secondo me sarebbe... Il personaggio di Ferguson è irripetibile. Stiamo parlando dal 96, 27 anni. Perfetto, 96. Perfetto. Beh, io farei che andare in pubblicità, va bene? A tra poco.